Buongiorno, ben ritrovati. Giovedì 16 maggio 2019, nostro appuntamento classico della mattina con la rassegna stampa, mattino 6 che si apre con la lettura delle prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal centro, l'edizione di Pescara, il titolo di apertura riguarda, eccolo qui inquadrato, la città che è tutta un cantiere dalla Tiburtina all'ospedale, dal centro alla Riviera Sud, disagi e proteste di cittadini ed esercenti. Poi centropagina, Movida, l'isola pedonale si allarga, l'ira dei residenti, isola pedonale che da Piazza Muzzi attraversa tutta via Cesare Battisti. Vediamo anche una notizia che riguarda la questione del traforo, manca una firma per evitare la chiusura che a questo punto sembra però scongiurata. Vediamo nelle cronache Pescara verso il voto del 26 maggio, il Movimento 5 Stelle accusa il PD di indagati tra i candidati. Vediamo poi più in basso l'addio a Prioli, allenatore ed edicolante, è scomparso all'età di 84 anni. E poi più in basso, nel giugno 2020 Pescara ospiterà il primo Gay Pride abruzzese. Vediamo poi il titolo sotto la fotonotizia, che non riguarda ovviamente la fotonotizia, ma la Pescara Abruzzo, la Fondazione Pescara Abruzzo, no al risarcimento, acquisto di azioni Tercas, ricorso respinto. La Fondazione, come leggiamo da questo titolo, deve pagare 105.000 euro per la lite. E poi vediamo in basso il Giro d'Italia, l'Abruzzo stregato dal Giro, domani arriva la Carovana Rosa, il Via d'Avasto, l'arrivo all'Aquila in occasione anche del decennale del terremoto, è stata scelta proprio la città, il capoluogo di regione per l'arrivo di questa tappa. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano Vasto, accusa la maestra in chat indagata, Chieti una mamma a processo, botte a mio figlio, ma è tutto falso. E poi la lotta ai disturbi, a Chieti reparto in prima linea, allergie, bambini sempre più malati, 1500 test all'anno. E poi Lanciano, insulti sul web, ora il sindaco Pupillo querela. E poi in basso, Vasto, via San Biagio, residenti furiosi, noi assediati dai cinghiali. E poi a Chieti, l'istituto Pomiglio, ragazzi a lezione dal prefetto. Vediamo anche una notizia di cronaca con questa notizia, studio medico sporco, chiuso dai NAS. Proseguiamo con la prossima pagina del centro, che è quella di Teramo. L'Ateneo studia i centenari abruzzesi, ricerca a Teramo, in tutto sono 503, ecco i loro segreti per vivere a lungo. Crognaleto, frana di massi ciclopici sulla strada per Senarica in conseguenza del maltempo. E poi la cronaca giudiziaria, processo Castrum, interrogato il marito del Mastro Pietro. Ci spostiamo poi ad Alba Adriatica, 8 condanne per lo spaccio nella Casa Rosa. E poi Giulianova, più in basso, costa di più abbonarsi per la sosta. Vediamo poi un'altra notizia che arriva da Silvi, l'agguato di Silvi, muore un imputato, Domenico Cricelli era ritenuto il mandante, la procura ha disposto l'autopsia. Vediamo anche la prossima prima pagina del centro, che è quella di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Siamo all'Aquila, mappa a fuoco, evacuate due famiglie, L'Aquila assegnata a risalvi, brutta esperienza come un altro sisma. E poi Avezzano, notte brava, finisce nei guai, ex poliziotto. E poi tornando all'Aquila, San Bernardino, tre giorni di festa con fiera, Castel di Sangro, carte clonate, spese sul web, tre indagati. Vediamo anche un'altra notizia che ci porta nella Marsica, da Avezzano, muore per cure tardive, la ASL paga ai familiari di un insegnante riconosciuto un risarcimento di 500.000 euro. Lasciamo questa prima pagina del centro per vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, titolo di apertura che riguarda il traforo, ora le garanzie, Gran Sasso, strada dei parchi, ritarda ancora l'annuncio che la galleria non sarà chiusa, chiesta al Ministero l'ufficializzazione degli impegni concordati nella riunione di Roma. E poi vediamo altre notizie, maltempo, emergenza nel Teramano, vedete la caduta di massi nella zona di Crognaleto. E poi
Pescara. Esposti e niente magistrato nel concorso dei sospetti, bufera dopo la preselezione per 19 posti in comune. L'Aquila, case disabitate, allarme occupazioni. E poi vediamo anche l'articolo di spalla della prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, ricostruzione post sisma, fondi da CIPE e Regione. Questa è una buona notizia proprio per la ricostruzione che riguarda il post terremoto nella nostra regione. Vediamo altre notizie nella parte richiami di notizie che poi ritroveremo all'interno del giornale. Lo studio, tanti centenari nelle aree interne, si cerca l'elisir di lunga vita, questo studio dell'Università di Teramo. E poi Vasto, torna il giro, grandi preparativi anche nella città aragonese per l'arrivo della carovana rosa. E poi il calcio di Serie B, playoff verso lo slittamento, oggi le decisioni della FIGC, dunque non è ancora finita come ogni anno al termine dei campionati, ci sono problemi per quanto riguarda diciamo processi e ricorsi e potrebbero slittare i playoff del campionato di Serie B, ne parleremo anche dopo vedendo le pagine dello sport. Siamo invece alla prima pagina del quotidiano La Città, tre mosse chiave sulla ricostruzione dalla regione più tecnici all'USR, fondi diretti alle scuole e primi 51 milioni per le case degli sfollati. Vediamo altre notizie. Centropagina, la ricerca dell'Università di Teramo, elisir di lunga vita, viene a vivere in Abruzzo e campi 100 anni. Vediamo anche questa notizia con Corredo di Fodo, massi ciclopici lungo la strada provinciale di Crognaleto, abbiamo visto anche nelle prime pagine del Centro e del Messaggero questa notizia. E poi Valle Castellana, via libera alla secessione da Teramo. Vediamo poi infine un altro titolo, scuole avanti con il polo al tribunale, Giulianova affidato lo studio geologico preliminare. Lasciamo dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, passiamo all'edicola nazionale, iniziamo con il Corriere della Sera, si parla di politica, di polemiche ormai continue all'interno del governo, Di Maio la Lega, basta estremismo e modi da casta, Conte difficile evitare, dice il Premier, il rincaro dell'IVA. Calcio, Coppa Italia, Lazio che batte l'Atalanta per 2-0 nella finalissima e porta a casa il trofeo. Ultrascatenati, scontri a Roma, Raggi, Barbari, era una partita temuta per la rivalità tra le due tifoserie e non sono mancati, come leggiamo anche da questo titolo, tafferugli. Repubblica, sfiduciati dallo spread, questo è il titolo di apertura del quotidiano romano, supera quota 290 lo spread per i dubbi sulla tenuta del governo, Conte difficile evitare l'aumento dell'IVA e poi avverte Di Maio, se non la smette con le sparate arriverà a 400 e salterà tutto. Vediamo poi un altro titolo di spalla, sempre su Repubblica. Aperta un'inchiesta della Corte dei Conti sui voli di Salvini, il ministro dell'Interno. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, il popolo degli striscioni. Da Catanzaro la protesta dei balconi sale al nord, prime indagini su chi li espone, revelli nuovi girotondi ma più popolari. Vediamo anche la prossima pagina che è quella del Messaggero Nazionale, risale lo spread, ecco i costi, abbiamo visto lo stesso titolo, lo stesso tenore di titolo su Repubblica, differenziale con i bund fino a 293, dai conti correnti alla borsa le perdite tornano a 100 miliardi, Conte rilancia l'ipotesi di un aumento dell'IVA, piano Lega per la flat tax, tagli agli sgravi e agli 80 euro. Vediamo anche la notizia che riguarda lo sport, la festa con la Coppa Italia vinta dalla Lazio, vergogna ultra con gli incidenti che ci sono stati prima del match, incendiate 3 auto della Polizia Municipale, feriti 2 agenti. Vediamo il giornale, fallimento giallo-verde, Italia fuori controllo, lo spread torna a quota 290 e Conte ammette l'IVA aumenterà.
Vediamo il manifesto. Aborto, l'Alabama chiede l'ergastolo, offensivo oscurantista negli Stati Uniti, associazioni e donne sul piede di guerra. E poi affacciati alla finestra, questo è il titolo anche di una nota canzone, riguarda questa notizia che un po' attraversa tutto il paese. Sui balconi d'Italia esplode la protesta anti-Salvini, la rimozione forzata dello striscione di Brembate provoca una reazione spontanea da nord a sud e domenica a Milano, scrive il quotidiano, s'annuncia una contestazione di massa di Lenzuoli contro il comizio del leghista con Marie Le Pen, scrive il manifesto. Vediamo anche il Mattino di Napoli, lo spread torna a correre, il conto pagato dagli italiani dopo le minacce di sforare il deficit, il differenziale con i bund vola a 290. Vediamo poi a centropagina, Mertens pronto il rinnovo per 2 anni, parliamo del Napoli sul quotidiano campano, e poi i tormenti senza fine di Capitan Insigne. Vediamo il Sole 24 Ore, industria più ordini ma spread a 292 per le liti nel governo. A marzo più 0,3% del fatturato e più 2,2% per gli ordinativi, cresce la quota dell'export. A proposito di PIL, la Germania cresce dello 0,4% con l'edilizia, ma lo scontro sui dazi crea più incertezza. E dunque notizie in chiaro scuro per l'Europa. Siamo al Libero, salvate il capitano Matteo, contro di lui un plotone di esecuzione. Vediamo poi a centropagina, la Procura di Milano indaga tutti, persino il presidente di Confindustria. Scrive Libero, la Stampa di Torino, debito alla svolta dei 5 Stelle, sui conti garantiamo noi, Di Maio spinge il movimento verso il centro, siamo una forza responsabile, dice il leader pentastellato. Siamo al Tempo di Roma, UE che geni, date più case rom, pronta la procedura di infrazione alla Regione Lazio perché discriminerebbe i nomadi, ma sulle case popolari, dice il Tempo, ci si infiamma per il motivo opposto e a Bruxelles lo ignorano. E poi vedete sul quotidiano romano, non poteva che esserci grande spazio per la vittoria della Lazio nella finalissima di Coppa Italia, 2-0 sull'Atalanta e settimo trofeo per la formazione bianco-celeste. Vediamo anche il quotidiano La Verità, anche Di Maio si iscrive al partito dello spread, scrive La Verità, la metamorfosi dei grillini, vedete il titolo a tutta pagina, fino a una settimana fa voleva sforare il 3% del rapporto debito-PIL, ora che lo dice Salvini strilla alla deriva populista, ennesima giravolta elettorale con l'occhio al PD. E poi l'Unione Europea, amata da Zingaretti, lo vuole stangare perché discrimina i rom. Per Bruxelles, il Lazio penalizza i nomadi nell'assegnazione delle case popolari. Il surreale cortocircuito produrrà una multa. Siamo a venire, il quotidiano della CEI. L'economia è senza sprint, la Lega insiste a voler aumentare il deficit PIL oltre il 3%. Movimento 5 Stelle dice è da irresponsabili e il differenziale supera i 290 punti. Poi vedete questa foto, niente taxi del mare, ma un altro soccorso, archiviata Open Arms sulla Sea-Watch, 65 naufraghi. E questo era l'ultimo quotidiano, l'Avvenire dell'edicola nazionale. Possiamo tornare alle notizie di casa nostra, ripartiamo dal centro, da pagina 2, si parla delle misure in atto per le famiglie, maternità e sostegno al reddito. Queste le novità principali, procedure telematiche per la richiesta degli assegni familiari, modifiche al testo unico sul congedo dopo il parto. Poi assegni familiari, domande online, importo consultabile sul sito dell'INPS, poi madri lavoratrici, congedo dal lavoro, si possono chiedere i 5 mesi dopo il parto. Vediamo un'altra notizia in basso, la scuola dice no alla regionalizzazione, i sindacati raccolgono le firme per opporsi all'autonomia differenziata, per noi sarebbe un disastro. Vediamo l'altra pagina che riguarda la cronaca regionale, pagina 3, traforo del Gran Sasso manca una firma, strada dei parchi aspetta un atto ufficiale del Ministero per fare marcia indietro sulla chiusura prevista per il 19 maggio. E poi vedete di spalla in grigio il 26 open day al laboratorio di fisica nucleare, ma solo se la galleria resterà
aperta. I costi della chiusura, la CNA delle Marche, perdita di fatturato per 3.000 imprese di trasporto. E in basso intanto i sindaci, lo vediamo da questo titolo, tornano a protestare per i pedaggi, manifestazione dei primi cittadini abruzzesi e laziali, presenti solo i deputati e i consiglieri regionali del Partito Democratico. Siamo alla pagina, a un'altra pagina che riguarda la cronaca regionale, si parla di fondi UE, l'Unione Europea ovviamente, nascono 240 imprese, sia la graduatoria dei progetti per 5 milioni, FEB una risposta al reddito di cittadinanza. E poi la notizia che abbiamo visto anche nella prima pagina del Centro per quanto riguarda il cratere del terremoto del 2009, case e scuole, ricostruzione più veloce perché è arrivata una delibera del CIPE per lo stanziamento di nuovi fondi. In Abruzzo funziona lo sciopero dei magistrati onorari, adesioni intorno al 90% in 3 province su 4. E poi in basso, Casanova, mi candido per aiutare l'Abruzzo, l'aspirante parlamentare europeo con la Lega, il mio amico Salvini è un fuoriclasse come Pantani. Siamo alle pagine delle province, partiamo da Pescara, battaglia con la Tercas, è arrivata la sentenza, Pescara-Abruzzo no al risarcimento, ora paghi 105.000 euro per la lite. Il Tribunale delle Imprese, come leggiamo da questo titolo del Centro, respinge il ricorso della Fondazione per le azioni acquistate tra il 2008 e il 2010. Secondo il giudice la criticità non era evidente, negati 17 milioni richiesti e maxi conto per le spese. Vediamo poi di spalla quest'altro articolo che riguarda il Consiglio regionale, truffa delle ambulanze, scontro in Consiglio regionale tra il vicepresidente Pettinari e l'assessore alla sanità Nicoletta Verì. Proseguiamo con un'altra pagina della cronaca di Pescara, le strade che chiudono dalla Tiburtina all'ospedale, ancora cantieri e disagi, iniziati ieri i lavori in via Saline, sconsigliata l'uscita dell'asse attrezzato dal ponte Flaiano, la prossima settimana operai all'opera per realizzare la rotatoria davanti al CUP. E poi via Terno, si riparte dopo un mese e mezzo, cantiere avviato a luglio con stop a ripetizione, negozianti esasperati, politici, non chiedeteci voti. E poi in basso il progetto del comune di Pescara che dà il via libera al Parco Nord, la giunta Alessandrini spiana la strada alla realizzazione dell'opera. Proseguiamo sempre con per quanto riguarda lo stesso argomento, lo sfogo dei balneatori prigionieri da marzo, i titolari di Mila, Ippo Bicci e La Lucciola, così le prenotazioni tardano, ma dal comune ci avevano assicurato che avrebbero finito entro Pasqua. E in via Regina Margherita si finisce oggi l'assessore, intervento chiuso in anticipo, ma i residenti protestano, materiali davanti ai portoni. Siamo a un'altra pagina della cronaca di Pescara, in questo caso si parla della movida pescarese. Da lunedì l'isola pedonale diventa più ampia, da via Battisti a via di Amici, se niente auto tutti i giorni dalle 17.30 e i residenti insorgono, così rumori e disagi per tutta la settimana. Vediamo poi questo articolo di spalla che riguarda la politica e lo sport, perché il candidato del centrodestra Carlo Masci chiede lo spostamento della partita dei playoff del Pescara del 26 di maggio perché in concomitanza proprio con il giorno del voto, ma come abbiamo visto anche prima si attendono conferme sulle date dei playoff e quella di oggi sarà una giornata in questo senso decisiva. Parliamo di politica proprio restando in questo caso alla notizia dell'argomento delle amministrative del 26 maggio, indagati Movimento 5 Stelle, attacco del PD, Erika Alessandrini presenta il programma e infiamma la campagna elettorale. Questo il titolo che troviamo nella parte bassa della pagina. Siamo a pagina 19 perché il calcio dilettantistico pescarese, lo sport pescarese in lutto per l'addio a Clemente Prioli, allenatore dedicolante, vedete il titolo, prima giocatore e poi mister sulle panchine di Ursus, Folgore, Pescara Colli e Loreto, gestiva l'edicola dei gesuiti ai Colli.
Omosessuali a Pescara, il primo Gay Pride abruzzese, l'evento nell'estate 2020. Intanto all'Aurum da domani al 1 giugno c'è l'Avs Immagini Incontri su 50 anni di battaglie per il riconoscimento dei diritti gay. Proseguiamo, siamo alla pagina di Montesilvano del centro verso le elezioni comunali, 7 proposte per aiutare il commercio, il documento di Confesercenti accolto parzialmente dal candidato De Martinis, integralmente da Fidanza e Panichella. Nuova Pescara, solo la casta è contraria, questo è il titolo nella parte bassa della pagina. Dopo l'incontro con i rappresentanti dell'associazione, il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria posizione favorevole. Proseguiamo. Tronchi e rifiuti invadono la spiaggia, SOS alla Regione, bagnatori disperati per i detriti che coprono la battigia, appello al Presidente della Regione Marsiglio, un contributo per le spese. Le ultime giornate di maltempo hanno creato grossi problemi, lo vedete anche dalle foto, lungo il litorale abruzzese. Restiamo a Montesilvano, il progetto Stella Maris fa discutere la città. E poi ancora in basso ci spostiamo a Spoltore, dove hanno giurato 2 nuove guardie ittiche. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Francavilla al Mare, rapina con la finta bomba alle Poste, condannato. E poi non torna a casa e scattano le ricerche, vedete l'articolo di spalla, era però morto in auto. Siamo alla pagina dell'area Vestina e della Val Pescara, partiamo da Penne, ospedale ultimo appello, ora investire sul futuro. L'assessore alla sanità Nicoletta Verì, in visita ieri all'ospedale San Massimo di Penne, ha osservato tutte le criticità. Il comitato cittadino, riorganizzazione della rete regionale e riattivazioni dei servizi. Queste le richieste arrivate ieri all'assessore alla sanità Nicoletta Verì nel corso della visita presso l'ospedale San Massimo di Penne. Siamo a Manoppello, domani arriva il Giro d'Italia a Tiburtina, chiusa dalle 13:30. E poi in basso, vedete, verso il voto ad Abbateggio, le proposte dei candidati Gabriele Di Pierdomenico di Uniti per Abbateggio e di Fabrizio Canzurlo, lista per Abbateggio. Proseguiamo, pagina di Chieti del quotidiano Il Centro, accusa maestra in chat, mamma indagata. Mio figlio viene picchiato, scrive sul gruppo di classe, ma è tutto falso, donna processo per diffamazione e minaccia, il caso dunque finisce in tribunale. Furgiele, gli abusi sessuali anche al mare, allenatore condannato per pedofilia, spunta una decima vittima. Le nuove accuse confermate in aula, da come leggiamo in questo articolo del centro. Andiamo in basso, ruba l'anziana, presa la finta dottoressa, spariti oro e diamanti, denunciata la ladra, è una teatina di 43 anni, riconosciuta in foto dalla vittima. Blitz dei NAS, sporcizia e rifiuti, chiuso uno studio medico nel Chietino. E poi degrado d'Ortona, strada periferica disseminata di discariche, la rabbia dei residenti. Ortona, concessione sulle dune, arrivano i limiti. Infine andiamo nella parte bassa della pagina, a Lanciano, vedete il titolo, insulti su Facebook, ora il sindaco Pupillo querela, gli utenti scrivono mafioso e incapace e il primo cittadino dice basta e passa al contrattacco. Andiamo avanti, siamo ad un'altra pagina della provincia di Chieti per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, parliamo di sanità, di allergie in questo caso, 1500 test all'anno, bambini sempre più malati, dati dell'allergologia e fisiopatologia respiratoria pediatrica, 1 su 10 ne è affetto, di pillo non solo pollini, anche i cibi possono scatenare reazioni patologiche. Vediamo poi in basso questa notizia che arriva da Vasto, cinghiali sotto le case, famiglie assediate, invasione di animali e ormai emergenza. Scusate, il sindaco Menna chiede aiuto al prefetto. Siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, la ricerca dell'Università di Teramo, Abruzzo, terra di centenari, ecco i segreti, indagine dell'Ateneo per studiare il fenomeno della longevità, in 503 hanno superato il secolo di vita nella nostra regione. Questa interessante indagine proprio dell'Università di Teramo sugli ultracentenari della nostra regione.
Siamo alla pagina della provincia di Teramo, spaccio nella Casa Rosa, 8 condanne ad Alba Adriatica e poi Martinsicuro, incontro sui rischi di web e social con gli studenti. In basso siamo in Val Vibrata, ancora diminuisce la prostituzione sulla bonifica, il dato emerso dal tavolo tecnico con comuni, province e forze di polizia convocato dal prefetto. Infine in basso le bandiere aprono il campionato nazionale di calcio a 5, via alle finali nazionali studentesche a Giulianova. Siamo ad un'altra pagina della provincia di Teramo, Silvi, biblioteca e sala conferenze nell'ex villaggio del Fanciullo. Questo è il titolo di apertura di pagina 31. Concluso l'iter amministrativo del progetto, si attende il via libera della presidenza del Consiglio. Il sindaco Scordella dice è l'ennesima risposta alla sinistra che continua ad accusarci di scarsa efficienza. Vediamo un altro argomento che riguarda Pineto, la ASL cerca locali per aprire il mini ospedale proprio nella cittadina pinetese. Ci spostiamo in basso ad Atri, solo 4 vecchie auto per i vigili urbani. L'opposizione chiede di discutere in consiglio comunale dei gravi problemi del parco mezzi proprio della polizia locale di Atri. In basso torniamo a Pineto, il sindaco Verrocchio, sindaco uscente, dice via al progetto per le opere contro l'erosione. Siamo alla pagina dell'Aquila, San Gregorio, terrore nella notte, case antisismiche a fuoco, evacuate 2 famiglie, gli assegnatari in fuga, esperienza tremenda come un secondo sisma. E poi in basso, 1 a 3 giorni, siamo sempre all'Aquila, dedicata a San Bernardino, si comincia sabato con un convegno, poi concerti in basilica, mercato in piazza e olio votivo che arriverà da Siena. Pagina della provincia dell'Aquila, siamo ad Avezzano, incidente a Scalzagallo, notte brava nei guai di Gianberardino. E poi ancora Avezzano, morte per cure tardive, la ASL paga 500.000 per la morte di un insegnante di 52 anni dopo il ricorso dei familiari. E poi in basso uno slip da donna manda in tilt la fontana, scoperto dagli operai chiamati per il malfunzionamento dell'impianto. Degrado tra le panchine. Siamo a pagina 34, parliamo di cronaca, frode a Castel di Sangro, carte di credito clonate, 3 sotto inchiesta, scoperti ammanchi sui conti di alcuni frequentatori di una struttura sportiva, la procura fa perquisire le abitazioni. E poi a Scanno, chiuso l'ufficio tributi, nessun avviso da Soget, disagi per gli utenti. Andiamo più in basso a Raiano. Tutto pronto per la sagra delle ciliegie, svelato il programma della 64esima edizione da venerdì 7 a domenica 9 giugno. E poi a Prezza, festa del carciofo, 2 giorni tra degustazioni e musica. In basso, sul Mona, Olimpiadi di topografia, vince l'ITG Morandi, e a Roccaraso, raccolta di farmaci per il Venezuela, batte il cuore d'Abruzzo con la solidarietà nelle farmacie comunali. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo fermarci per qualche istante e poi torneremo tra pochissimo in studio per la seconda parte di Mattino 6 e leggeremo insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero del quotidiano La Città. Ed eccoci di nuovo in studio, la seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Strada dei Parchi vuole garanzie nero su bianco, parliamo del caso Gran Sasso, del traforo del Gran Sasso, rimandato ancora all'annuncio che la galleria resterà aperta, il Ministero sta lavorando agli atti per la nuova gestione del tunnel. In basso parliamo della Sevel di Atessa, produzione di furgoni elettrici per compensare i camion in Polonia. I vertici di Fiat Chrysler Automobile assicurano non ci sarà depotenziamento dell'industria in Val di Sangro. Siamo alla pagina di Pescara del Messaggero, concorsi cancellato il magistrato, Ranieri eliminata la figura di un garante della trasparenza con una modifica del regolamento poco prima delle selezioni, rischio di annullamento delle prove, Alessandrini ribatte, ci sono membri integerrimi nella commissione esaminatrice. Parliamo dei politica, Fratelli d'Italia, la Lega, niente paletti sulla Movida.
e poi in basso a Bici in Città si pedala nel ricordo della professoressa Antonella Mastrangelo. Si parla di questa manifestazione a noi cara, perché il Bici in Città è un evento organizzato dalla WISP Abruzzo e Molise. Questa edizione è dedicata all'insegnante di educazione fisica scomparsa a settembre. Ci saranno i suoi alunni e tantissimi amici. Andiamo avanti, ex ENAIP ai privati in cambio del Parco Nord. Approvata in giunta la delibera che spiana la strada all'intesa perseguita da anni. Alessandrini, sindaco di Pescara, dice altro verde per la città. E poi studenti, giornalisti per l'ambiente premiati con una targa dalla WISP. E poi vediamo questa notizia che riguarda la politica. Seduta di bilancio, Trivellone Donna Record entrerà in consiglio il 23. Leggiamo un attimo una parte di questo articolo interessante, perché si appresta a diventare la donna dei record. È Noemi Trivellone, candidata al consiglio comunale con Nuova Pescara per Costantini sindaco, che giovedì prossimo entrerà anche nell'assemblea uscente come prima dei non eletti del PD al posto di Fabrizio Perfetto, che si è dimesso. La seduta consigliare a 3 giorni dalle nuove elezioni è stata convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. In ogni caso è il secondo record. Noemi Trivellone il 26 maggio festeggerà comunque la data delle elezioni, coincide con il suo compleanno. Compirà 29 anni, dunque la consigliera entrerà in consiglio per pochi giorni, perché poi si tornerà al voto il 26. Andiamo avanti, soldi e tracciato, addio Maremonti. Il PD accusa dopo lo scippo nessuna garanzia sul ripristino dei fondi. Blasioli, consigliere regionale del Partito Democratico, dalla regione risposte insoddisfacenti, ma a sorpresa la maggioranza al Comune di Penne contesta il nuovo progetto per la strada di collegamento con la costa. Parliamo ancora di elezioni, in questo caso elezioni di Montesilvano, perché il Movimento 5 Stelle di Montesilvano è per la Nuova Pescara. Ancora Penne, area Vestina, lavori fermi, medici in fuga, ospedale al crepuscolo. La visita ieri dell'assessore alla sanità Nicoletta Verì al San Massimo. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'Aquila del Messaggero, Giro d'Italia, ci siamo quasi, l'intera città si veste di rosa per questo importantissimo appuntamento, domani l'arrivo della 7ª tappa alla Villa, intanto la campionessa Giannotti oggi sarà in piazza, tante le iniziative legate all'arrivo del Giro d'Italia all'Aquila. Gualtieri, vivibilità necessaria per il centro storico, lo dice il presidente dell'associazione Traccia, che parla delle linee guida, bisogna combattere la deregulation. In basso Volta la carta, programma ricchissimo di questo festival, e poi la ricorrenza San Bernardino, 4 giorni di iniziative. Abusivi, degrado, danni, le case vergogna a Sassa, tante piastre abbandonate sono terra di nessuno, gli alloggi vuoti sono occupati in modo illegale, è emergenza. E a fuoco 2 mappe a San Gregorio, giallo sulle cause. Proseguiamo, siamo alla pagina della provincia dell'Aquila, partiamo dalla Marsica, da Avezzano, semaforo maledetto, 10.000 sanzioni, il sindaco De Angelis risponde alle accuse contestando anche i toni usati, annullato verbale di un cittadino passato con il rosso. Ancora Avezzano, danni agli impianti di sicurezza, presentata denuncia sul Mona, un dogo argentino semina il panico in città. Restiamo ancora sul Mona, comune, ecco il piano per i nuovi dirigenti. E poi Avezzano, non fu operata, la ASL dovrà risarcire 500.000 euro. Infine, ancora Avezzano, donna morta, 56 medici davanti al GIP. Siamo alla pagina di Chieti del Messaggero, dalla sicurezza al manto erboso, ecco i soldi per i lavori allo stadio, l'assessore regionale Febo, avviato, dice l'iter per la riqualificazione dell'Angelini in collaborazione con il Comune, caccia i fondi per l'ex campo di basket alla Villa. E poi le spine, i parcheggi a teatri e servizi sono a rischio boomerang, e poi NAS chiudono studio medico in provincia di Chieti. Parliamo anche dei distributori d'acqua, perché ci saranno 7 nuovi punti affidati alla Maiba. E poi in basso abusi, un'altra denuncia contro Forgiuele. E poi una finta massaggiatrice le ruba tutto l'oro, la donna identificata e denunciata dai carabinieri dello scalo. La vittima è una 84enne.
Siamo in provincia di Chieti, come all'Aquila, anche a Vasto ci si prepara per l'arrivo del Giro d'Italia, scuole e strade chiuse, arriva il giro tutto pronto domani per i 185 km della tappa Vasto-L'Aquila e poi Lanciano Tribunale, avvocati sfrattati dal parcheggio e poi ancora Lanciano lite tra ambulanti, cambia il movente. Proseguiamo, siamo alla pagina di Teramo del Messaggero, l'angiografo funziona a metà, la ASL alla ditta, così non va. Il direttore generale Fagnano, l'apparecchiatura ci è costata ben 700.000 euro. Gli accertamenti diagnostici alla testa vanno completati con altre tecnologie. Restiamo a Teramo per parlare anche di sanità, ma di questa importante ricerca dell'Università di Teramo che riguarda l'elisir di lunga vita, questo studio che compirà proprio l'Università di Teramo. Possiamo andare a vedere in questo caso il primo servizio curato per noi da Tania Bonnici Castelli. Arriva dall'Università di Teramo una notizia che presto farà il giro del mondo. L'entroterra abruzzese è senza alcun dubbio una blue zone, cioè un perfetto habitat dove raggiungere i 100 anni di vita insieme a Sardegna ed alcune isole della Grecia e del Giappone. Ma qual è il segreto dei tanti centenari localizzati nelle quattro aree vicino ai parchi del Gran Sasso e della Maiella e alla Marsica? Da approfonditi studi sembrerebbe essere lo SD1, che tradotto sarebbe lo stappa digiuno, cioè il primo pasto abbondante della giornata intorno alle 10 di mattina, dopo una cena e una colazione minime. Da qui nasce l'attenzione dell'Università Teramana allo studio delle abitudini alimentari degli anziani abruzzesi. Questo ci consente di dimostrare che le abitudini alimentari sono fondamentali anche come effetto sulla longevità. Perché l'Università di Teramo si occupa di questo? Perché a livello di ricerca e anche di formazione l'Università di Teramo rappresenta un'eccellenza a livello regionale, ma io oserei dire anche a livello nazionale per quanto riguarda gli studi legati all'agroalimentare. Quando si parla di agroalimentare ovviamente non si può non parlare di cibo e quando si parla di cibo non si può non considerare gli effetti del cibo sulla salute. Parte così il progetto Centenari, coordinato dal professor Mauro Serafini della Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo, che si propone di studiare le caratteristiche metaboliche, immunitarie e alimentari della popolazione dell'entroterra dell'Abruzzo tra i 90 e i 100 anni. Quello che è interessante è l'analisi delle frequenze di nonagenari e centenari in Abruzzo, che sono assolutamente paragonabili con quello che è un po' il nostro punto di riferimento, che è la Blue Zone della Sardegna, dove ci sono chiaramente una frequenza molto elevata, è una delle quattro Blue Zone nel mondo di longevi. Questo è il punto di partenza del nostro studio Centenari. Perché? Perché è interessante, sono interessanti due aspetti secondo me. Uno, la localizzazione geografica di queste frequenze di longevità. Sono tutti nelle aree interne. Secondo me la novità vera che può essere spesa veramente a livello internazionale proprio come ricerca riguarda le abitudini alimentari. Ho scoperto venendo qua è questa dello SD1, no? Questa abitudine secondo la quale questi signori mangiavano non tanto la sera, quindi andavano a dormire abbastanza presto, la mattina facevano una colazione non calorica chiaramente, andavano a lavorare e poi c'era questo famoso SD1, questo stappa digiuno, cioè questo mangiare molto intorno alle 11, mezzogiorno eccetera. Questo è il servizio davvero interessante su questa ricerca dell'Università di Teramo. Restiamo alla pagina di Teramo del Messaggero. Tercop, il caso finisce in Parlamento, vedete questo titolo con l'intervento ieri alla Camera dei Deputati dell'onorevole del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini, ex consigliere comunale di Teramo. Vediamo poi ancora droga, una donna alla guida del clan dello spaccio e poi ancora sottopasso di Villa Pavone, Rete Ferrovie Italia disposta ad intervenire. Andiamo avanti alla pagina di Giulianova, di Roseto e della Val Vibrata. Partiamo da Giulianova, elezioni ultimi giorni tra i veleni, il candidato Tribuiani, indagini in procura su abusi edilizi, sul demanio mi risultano coinvolti due titolari di stabilimenti.
E poi Valle Castellana, piovono massi sulla strada statale, 80 persone isolate. Poi Martinsicuro, vedete il titolo di spalla, weekend di festa tra cultura e gusto. Siamo arrivati in questo caso alle pagine dello sport, allora possiamo andare a vedere le pagine interne del quotidiano La Città. Abruzzo, pronte a nascere 240 nuove imprese, questo è l'articolo di apertura di pagina 3, avvieranno la loro attività nei prossimi mesi su tutto il territorio regionale grazie al bando Vocazione Impresa. E poi cronaca, tentò la rapina con una bomba finta, condannato a un anno e 10 mesi. E poi in basso, lo stabilimento di Termoli produrrà i nuovi motori ibridi per Fiat Chrysler Automobile, l'annuncio dei sindacati che sono in attesa delle informazioni per l'avvio dei lavori utili per realizzare i propulsori. Acqua sicura, sospesa la manifestazione per il traforo, manca l'ufficialità, ma Toninelli e Di Maio rassicurano, il sindaco D'Alberto smobilita la protesta. Intanto il 1° luglio scatta l'aumento dei pedaggi del 19% lungo A24 e A25. Ricostruzione dalla regione, tecnici URSS, scuole e case agli sfollati. Questa è la notizia di pagina 6. A 33 mesi dalla prima scossa, varate 3 misure chiave per affrontare il post-sisma e snellire le procedure. Andiamo avanti, ancora Teramo, vivi e mangia a Teramo che campi 100 anni, Blue Zone tra capoluogo e d'entroterra, ricerca dell'Università di Teramo, appena qualche istante fa abbiamo visto il servizio proprio su questa importante ricerca dell'Università Teramana, il servizio di Tania Bonnici Castelli. E poi il parlamentare abruzzese Berardini del Movimento 5 Stelle porta il caso Tercop in Parlamento. Proseguiamo, pagina 10, spopola la truffa del pacco agli anziani, si spacciano per corrieri, chiamano a casa, si fanno consegnare centinaia di euro dalle vittime, è accaduto anche nel Teramano. E poi comunicazione, Ruzzo terrà conto dei rilievi avanzati da ordine dei giornalisti e sindacato dei giornalisti abruzzesi per la società di Via Dati, il bando non prevede l'applicabilità della legge 150 del 2000, ma i giornalisti gioveranno al servizio. Proseguiamo, ecco cosa manca alla nuova scuola antisismica, siamo ancora a Teramo, una delibera del Comune elenca i ritardi di linea informatica, c'è tempo fino a luglio per evitare penali. C'è uno spiraglio per la Palestrina con nuovi spogliatoi e docce, la San Giuseppe potrebbe riaprire dopo l'estate. E poi la fotonotizia, vigili pizzicati in divieto di sosta in via Nazario Sauro a Teramo. Economia, ecco tutte le opportunità per l'agricoltura, reperire fondi, per migliorare la propria impresa agricola, ecco dove cercare e come fare per trovarli. Ma il tempo è frane. Anche il Teramano è stato colpito negli ultimi giorni dal maltempo. A Crognaleto piovono massi lungo la strada, situazione critica lungo la provinciale 45 di per Piano Vomano, riaperta ieri pomeriggio a senso unico alternato. E a proposito del maltempo, c'è neve in montagna e temperature così basse non si registravano nel nostro paese da 50 anni. Paese completamente abbandonato a se stesso, siamo a Montorio, i consiglieri comunali Guizzetti e Sacchini attaccano, opere pubbliche ferme e manutenzione ordinaria carente. Ancora Montorio, Enel sospende la paventata chiusura del centro di telecontrollo. Siamo alla pagina della Val Vibrata, sempre dalle colonne del quotidiano La Città, Sant'Egidio si barrica in azienda per cercare di evitare il pignoramento. E poi Valle Castellana, via libera al referendum per la secessione, sindaco pronto ad indire la consultazione chiesta dal comitato. E poi Torano al voto, Piera Ruffini chiede un confronto pubblico alla rivale Anna Ciammariconi. Vediamo poi in basso, Martinsicuro, doppio evento all'Osi WWF di Fosso Giardino, appuntamento domenica con il Festival dei Bambini e il viaggio nella natura. Siamo alla pagina di Giulianova, avanti con le scuole, all'ex tribunale affidato l'incarico per uno studio geologico nella zona nei pressi dell'edificio. E poi degrado, topi e incuria in via Raffaele Sanzio, siringhe e rifiuti in via Matteotti. Ancora Giulianova, supporto della regione per le strutture sportive, l'assessore Liris all'incontro sullo sport di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra a Giulianova, Pietro Tribuiani.
Proseguiamo, pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Partiamo da Roseto degli Abruzzi, affidati i lavori per il decoro dei marciapiedi lungo la statale. E poi ancora Roseto, Vomano, relazione geologica sulla discarica, affidato l'incarico per lo studio preliminare ai lavori di messa in sicurezza. In basso a Silvi, in arrivo la ristrutturazione del villaggio del Fanciullo, concluso l'iter amministrativo del progetto da 1 milione di euro per riqualificare l'intera area. Pineto, la ASL apre un AQP a Pineto, pronta a breve la procedura ad evidenza pubblica per trovare locali idonei. Parliamo dell'unità complessa di cure primarie, questo l'acronimo che vedete nel titolo. All'interno operano medici di base, specialisti e infermieri per fornire assistenza di base. Atri, l'opposizione lancia l'allarme sulla polizia municipale, pochi mezzi e vecchi a disposizione. E poi ancora Pineto, per risolvere il problema erosione serve sinergia tra tutte le istituzioni. Siamo alla pagina della cultura, il Cineteatro di Montorio, intitolato a Valeri, fu nel suo paese natale che il futuro regista si innamorò del magico mondo dei film. Allora possiamo passare allo sport, alle pagine che riguardano lo sport. Ripartiamo dal centro, si parla nella prima pagina del trionfo della Lazio nella finale di Coppa Italia, Lazio che all'Olimpico batte l'Atalanta per 2-0, Milinkovic, Savic e Correa piegano la resistenza dei nerazzurri. E se sulla sponda a Lazio si festeggia per la vittoria della Coppa Italia, in casa Roma c'è contestazione dei tifosi dopo la decisione della società di non confermare De Rossi, di non rinnovare il contratto al capitano. A Tricoria striscioni e cori contro la società. E intanto, per quanto concerne la Juventus, Allegri-Agnelli, l'incontro slitta. Non c'è stato ieri il faccia a faccia dopo l'allenamento. Siamo alla pagina che riguarda il Giro d'Italia. Damulin lascia, sono triste, Ackermann concede il bis, l'olandese paga la caduta di Frascati, il tedesco in volata è un portento. E siamo alla pagina del Pescara, la pagina del Pescara che aspetta la semifinale. Bisognerà attendere però queste ore, la giornata di oggi, per capire se domani si giocherà la prima gara del turno secco dei playoff. Intanto Bettella, il giovane difensore biancazzurro, parla, lo ha fatto ieri al termine dell'allenamento e dice: ho già vinto due volte i playoff. Noi andiamo ad ascoltare proprio l'intervista al giovane difensore pescarese, realizzata da Andrea Costantini. Bettella, è un momento personale esaltante, direi, perché è arrivato questo primo gol tra i professionisti, gioia recente, e poi questa convocazione anomala, però tu sei anche nella lista dell'Under 20. Intanto partiamo dall'emozione del gol. Sì, sicuramente è un'emozione indescrivibile, che come ho detto appunto già dopo la partita rimarrà dentro di me per sempre. E sono molto contento anche della convocazione appunto nazionale, però la mia priorità sono i playoff, quindi spero di andare il più avanti possibile col mio club, con la nostra squadra, per poi vedere nel proseguo dei giorni come si svolgerà anche il mondiale. Ecco, finché il Pescara sarà dentro i playoff tu resterai sicuramente a Pescara. Sì, sicuramente sono qua. Invece, tornando al gol, cosa hai pensato? Poi tra l'altro l'hai realizzato sotto la curva nord Marco Mazza. Sì, sinceramente prima di andare a letto il giorno prima ho detto: minchia, pensa magari se segnassi sotto la curva, e del giorno dopo si è realizzato, quindi è stata una gioia inaspettata, voluto da tanto però, e quindi sono molto contento di tutto ciò e spero che nei prosegui dei giorni e degli anni possa togliermi altre grandi soddisfazioni. C'è qualche messaggio che ti è arrivato, no, di complimenti per questa tua prima gioia, non so, tuoi compagni di squadra oppure dal tuo club di appartenenza, l'Atalanta, non so? Sì, ho ricevuto molti messaggi d'affetto e di complimenti, quindi li ringrazio e nuovamente e basta, li tengo sempre stretti con me. Senti, parliamo di questi playoff. Allo stato delle cose il Pescara è in semifinale, aspettate la vincente di Verona e Verona-Perugia. È un bene non aver affrontato il Cittadella, che era la squadra che aveva battuto il Pescara entrambe le volte in campionato.
No, io penso che ogni partita è difficile, quindi non dipende tanto dagli avversari, ma dipende da noi stessi come scendiamo in campo e come ci concentriamo e attiviamo verso la partita. Ovviamente partire da un quarto posto è ancora meglio, perché vuol dire che siamo nelle semifinali e siamo ancora molto più vicini al nostro obiettivo, quindi c'è da dire solo di lavorare e impegnarsi sempre all'allenamento per poi presentarci alla partita al massimo. C'è la possibilità di restare a Pescara in prestito per un'altra stagione? Sicuramente il mio appunto contratto è questo, rimanere qua altri l'altro prossimo anno, quindi si vedrà ancora, però io sono qua con la testa qua a Pescara. E queste le dichiarazioni del difensore biancazzurro. Andiamo nella parte bassa della pagina, perché c'è un articolo che riguarda i numeri delle presenze di spettatori negli stadi del campionato di Serie B. In un anno a Pescara persi più di 500 spettatori, la media dello stadio adriatico è scesa a 7.027, ma ora servirà nei playoff la spinta della città, che siamo certi non mancherà. Vediamo proprio questo specchietto del centro. Lo vedete inquadrato, lo specchietto che ci fa vedere tutte dal primo all'ultimo posto le medie per le gare casalinghe delle singole squadre. Al primo posto il Lecce con una media di 12.116 spettatori, poi il Benevento 10.669, Verona 10.574, Foggia 10.217, poi via via tutte le altre. Pescara è al dodicesimo posto con una media di 7.000, come leggiamo anche nell'articolo, 7.027 spettatori, poi gli altri stadi con Crotone, Ascoli, Livorno, Spezia, Cittadella, Venezia e Carpi. Andiamo avanti, parliamo del Teramo. Maurizio, ora un Teramo ambizioso, l'allenatore svela i progetti: se vogliamo arrivare ai playoff bisogna ingaggiare pedine funzionali, e ne ha parlato il tecnico biancorosso anche in occasione di Pro Teramo martedì sera nei nostri studi. Vediamo poi in basso altre notizie, Serie C, l'offerta a Fedeli, perché l'ex presidente dell'Avezzano Gianni Paris vuole rilevare la San Benedettese, che è in vendita. E poi due pagine, vedete, del centro per celebrare la vittoria del campionato del Chieti, e poi il basket, Roseto festa con i tifosi, Pieric pronto a restare, Serie A2 stasera in programma l'abbraccio finale tra gli Sharks e i sostenitori biancazzurri. Parliamo ancora di basket, Cohen analizza le due facce della Teate Chieti dopo la sconfitta in gara 2 con Salerno, domani si giocherà gara 3 nella città campana. E invece sorride l'Amatori Pescara, perché la finale per i biancorossi ad un passo. Pescara ritrova gioco e carattere dopo le due vittorie nelle due gare giocate al Pala Elettra. Domani a Nardò, in caso di successo, la formazione di coach Raiola può chiudere il conto. Lasciamo dunque le pagine dello sport del centro, andiamo a vedere le pagine del Messaggero, sempre per quanto riguarda scusate, lo sport. I playoff verso lo slittamento, scrive il Messaggero. Oggi la FIGC potrebbe decidere di sospenderli in attesa della sentenza di appello sul Palermo. Il presidente Sebastiani: bisognerebbe dare punizioni esemplari quando qualcuno sbaglia. E poi Bettella, lo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni qualche istante fa, l'Italia ora può attendere perché il giocatore è stato convocato dal selezionatore dell'Under 19, ma giocherà i playoff con il Pescara e poi raggiungerà i compagni. E parla anche l'ex portiere del Pescara Anania, Pillon merita la conferma già da ore, il portiere spera nella promozione, il Delfino deve giocarsi tutte le carte, dice l'ex portiere biancazzurro in suo possesso. Vediamo anche la seconda pagina dello sport del Messaggero, il Teramo tra quote e moduli, i rinnovi dei giocatori sono legati anche al tipo di gioco della prossima stagione, e intanto nelle prossime ore probabile un incontro tra il presidente Campitelli e imprenditori e soggetti interessati ad entrare nel club.
Vediamo anche la pagina, ne abbiamo visto anche prima dal centro, che riguarda i playoff di Serie B di basket maschile, perché il secondo turno è stato agrodolce. Abbiamo visto la sconfitta, abbiamo letto la sconfitta del Chieti in casa con Salerno e la vittoria dell'Amatori Pescara con Nardò. Domani gara 3 con il Chieti che giocherà a Salerno e l'Amatori Pescara a Nardò. 1-1 la serie tra, fino a questo momento, tra Teate Chieti e Salerno, 2-0 per l'Amatori Pescara su Nardò, l'altra serie dunque pescaresi che domani possono chiudere il conto. E poi vedete come ogni giovedì la mezza pagina che il Messaggero dedica al Calcio Wisp, al Comitato Provinciale di Pescara, con i campionati che sono arrivati alle fasi finali, ci sono proprio le finali delle varie competizioni della Coppa Abruzzo prima del rompete le righe. Chiudiamo per quanto concerne lo sport con le pagine di sport del quotidiano La Città. Ecco qui la prima che riguarda il Teramo. Maurizi, il progetto e poi i giocatori. Il tecnico del Teramo dice l'obiettivo è quello di migliorare la posizione in classifica di quest'anno. E poi in basso si parla di podismo, perché l'etiope Benjamin Adugna di turismo podismo si è laureato campione regionale nel gruppo di atleti della società giuliese di Delli Compagni, anche un nuovo ingresso, si tratta del triatleta Gianluigi Dedea. Vedete inquadrato nella foto in primo piano proprio Benjamin Adugna, che si è laureato campione regionale. Vediamo l'altra pagina di sport del quotidiano La Città prima di salutarci. Calcio a 5, Giulianova, cominciate le finali nazionali, martedì sorteggio per i raggruppamenti, inizia la manifestazione che durerà fino a sabato prossimo. E poi parliamo di ciclismo, Francesca Filippi in bicicletta lungo l'itinerario della Transiberiana, la 68enne teramana partirà da Mosca il 24 maggio per raggiungere Vladivostok dopo 9.300 km di pedalate. In bocca al lupo alla atleta e alla ciclista teramana. Noi siamo giunti al termine così dell'appuntamento di oggi con Mattino 6. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi come sempre per la cortese attenzione, vi rinnovo l'appuntamento con l'informazione della nostra rete alle 14 per la prima edizione del TG6. E poi a proposito di sport e di ciclismo, tanto per restare in argomento, questa sera non perdete il nuovo appuntamento con Velo in diretta dai nostri studi con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini per parlare di ciclismo, ma soprattutto del Giro d'Italia che nelle prossime ore approderà nella nostra regione. Grazie ancora dalla nostra redazione, l'augurio di una buona giornata.